Mercatini aperti, mercato bisettimanale aperto, ma ambulanti ancora nel limbo delle incertezze. Questa è la situazione attuale degli ambulanti leccesi che nei giorni scorsi hanno minacciato di occupare Palazzo Carafa, ma che ad oggi ancora non hanno avuto risposte. Sabato il sindaco Carlo Salvemini avrebbe avuto un incontro con il capo di gabinetto di Emiliano, il dottor Stefanazzi, per trovare un piano B e permettere a questi lavoratori bloccati dal decreto di riprendere la propria attività. Non sono ufficiali gli esiti dell'incontro, anche se voci vicine al primo cittadino dicono che neppure questo incontro virtuale con Stefanazzi ha portato una reale soluzione. Fatti, come all'altro, come hanno fatto l'altro, ci avete bravi, ci avete mangiati, qua non tengo soldi in buto, ci ha mangiati, affogliati, o le pagate le tasse, o le pagate, quali soldi devo pagare le tasse? Intanto non si placa la rabbia degli ambulanti che non possono più attendere, che assicurano imminenti nuove mobilitazioni e intanto chiedono anche agli assessori di dimezzarsi l'indennità. Quindi adesso cosa farete? Adesso stiamo qua e ci colleghiamo qua stasera, domani, dopodomani, finché lo sindaco lo dispiace solo, non gli trovano una cosa che ci affatiamo. Visto che anche dice che sto vedendo di risolvere, è già 3 settimane che ne picchia per culo. Chiama la prefettura e qui non sappiamo, qua c'era l'incontro, gli stava picchiando per culo, giorno per giorno. Dimezzato per lo stipendio, dimezzato. Guarda, della porta, dai, che se mi scappa lo sindaco. A toccare, che tiene tutti questi cani certi qua, che lo seguono. Le lo tocca, che lo stanno seguitando. Uno gli porta la giacca, la borsa, la lussetta e c'è la macchina. E noi stiamo morendo di fame, ma veramente facile.